Storica è l'aggettivo che ricorre per descrivere questa insolita giornata di sport. Supercoppa del Presidente, si sono sfidati Rupinaro Sport e Ciassetta, rispettivamente vincitrici del campionato di terza categoria e seconda categoria, entrambe promosse alla categoria superiore. Insolito anche il tempo, un freddo quasi siberiano, visto scontrarsi le due compagini. Con noi Franco Montemarano, allenatore della Ciassetta che ha vinto la Supercoppa del Presidente. Ci racconta questa partita e anche questa stagione, siamo ai titoli di coda. Sì, abbiamo vinto questo nuovo trofeo che è stato messo a disposizione dal comitato di Chiavari e quindi siamo riusciti a vincerlo contro Rupinaro, che ha vinto il campionato di terza categoria. Complimenti innanzitutto al Rupinaro perché hanno fatto bene tutto l'anno, perché non è mai facile vincere, dietro c'è sempre un percorso che ogni squadra, ogni società sa benissimo, quindi siamo contenti noi oggi di aver vinto contro il Rupinaro, perché il Rupinaro è una squadra che ha dei grandi valori e sicuramente anche l'anno prossimo farà molto bene, perché comunque si vede che c'è una base su cui si può lavorare bene. E la partita di oggi è stata una bella partita, ecco. Sicuramente il Rupinaro nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, ma perché si è verificato un po' quello che temevo, che erano i due diversi atteggiamenti mentali. Rupinaro è entrato con la mentalità giusta, noi siamo entrati un pochettino un po' scarichi, anche forse anche perché da un po' che non ci alleniamo. E buone idee di gioco. Poi nel secondo tempo i ragazzi si sono un pochettino, come si dice, svegliati, e poi c'è stato l'inserimento di qualche giocatore, allora siamo riusciti a trovare il pareggio e poi ecco, abbiamo vinto ai rigori, che dove abbiamo sbagliato meno rispetto al Rupinaro. Però complimenti a tutti e a tutte le squadre. Poi invece per quanto riguarda il nostro percorso, è stato un percorso che abbiamo fatto dall'inizio, e sapevamo che era difficile perché abbiamo vinto un campionato difficile, molto equilibrato, però poi alla fine con un po' di sofferenza, perché potevamo chiuderlo un po' prima e invece abbiamo dovuto giocare l'ultima giornata, l'abbiamo portato a casa, però ecco, siamo contenti, ora ancora qualche giorno di festeggiamento e poi testa alla prossima stagione. Perfetto. Grazie mille. Prego.